Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova serie Let's Play. Allora, come chiaramente si può intuire, il gioco in questione stavolta sarà Uncharted, l'eredità perduta. Allora, diciamo una piccola parentesi e spero possa essere veloce. Allora, innanzitutto questo per chi non lo sapesse, cioè Uncharted, l'eredità perduta non è un vero e proprio gioco, ma in realtà è uno spin-off di Uncharted 4. E qui diciamo chiudiamo il primo discorso brevemente. Quindi nel senso non sarà un gioco diciamo lungo come i classici Uncharted che avete visto. In teoria dura un po' di meno, non so quanto perché dipenderà in questo caso da me. Comunque è uno spin-off, ecco. Seconda cosa, per chi avesse visto la mia prima live, diciamo proprio parlata, ovvero quella che riguardava l'unboxing e qualche informazione per quanto riguarda questo gioco qua, una precisazione che fra l'altro diciamo ho fatto una mezza figuretta, perché diciamo sono stato disinformato, e purtroppo a volte sta cosa è un pro e un contro, e vabbè, per chi sapesse, per chi volesse sapere il perché io di solito mi informo poco, ve lo può vedere in quel video lì, appunto, nell'unboxing di questo gioco qua. O comunque vabbè, ve lo dico brevemente in poche parole, se io mi informo troppo mi creo delle aspettative che possono essere basse o alte, quindi magari poi diciamo non sono, a volte mi è successo, non sono coerente con il gioco stesso, e quindi diciamo mi rovino diciamo l'esperienza di gioco. Però questa volta sono stato poco informato e quindi disinformato, e sta cosa mi ha portato a dire cose diciamo per metà sbagliate, ovvero ho detto che se uno compra Uncharted a regola dentro può trovare un codice o comunque un qualcosa che permette all'utente stesso di scaricare addirittura il gioco completo di Jack and Dexter. In realtà questa cosa è vera a metà, perché la possibilità di scaricare, quindi di giocare poi al gioco completo di Jack and Dexter, è riservata diciamo solamente, mi pare di aver capito, ai giocatori che avevano fatto il pre-order. Non so se per pre-order si intende pre-order classico, ovvero da qualsiasi negozio diciamo, o solamente il pre-order, che ne so, per dire uno magari su Amazon, ecco, non lo so sinceramente. Solo che comunque se uno prende il gioco normalmente come l'ho preso io, purtroppo quanto pare, almeno momentaneamente, poi spero, ma non credo, magari che ci possano essere cambi, comunque momentaneamente non ha la possibilità di scaricare, quindi di conseguenza di avere il gioco completo Jack and Dexter. Oioi, peccato, perché ci tenevo tanto, tanto, tanto. Comunque, detto questo, io direi che è anche il caso di iniziare, quindi iniziamo subito con la storia, nuova partita, e io, essendo un giocatore esperto, direi di mettere devastante, non è possibile, metto difficile, no, non è vero, metto esploratore, perché come penso, per chi mi segue un po', perché comunque ha visto la serie che fece su Uncharted 4, insomma, sono scarso, quindi è meglio mettere la modalità più facile possibile. Quindi appunto dicevo, per chi che ha visto la serie sa che sono scarso, ecco. Via, iniziamo e speriamo che questo spin-off possa essere degno, diciamo, sia delle aspettative che comunque ho visto il mondo diciamo si è creato, e poi anche per il discorso dei soldi, che comunque 40 euro per un super DLC non sono pochi, ecco, a meno che non spero non sia valsa la pena, ecco. Vedremo e lo scopriremo insieme. Innanzitutto la ricerca caricamento, 8 ore come sempre, almeno il primo, e spero solamente il primo. Vediamo un po'. Eccoci qua. Grafica comunque sembrerebbe essere rimasta sullo stile di Uncharted, eh? Quindi direi molto molto buona, se non ottima. Quella ti sta benissimo, ti mette in risalto gli occhi. Tu dici?
Uncharted 4, che se no di Uncharted, anche questo Uncharted, vabbè, per essere più precisi. Wow. Ancora tu? È tuo il negozio? No, è di mio papà. Ah, quant'è? 800 rupie, grazie. 800 rupie? Ok, ok, per te 5,50. Incredibile. Allora, tuo padre ti lascia spesso da sola? No, è andato a combattere i ribelli. L'ha obbligato l'esercito indiano, eh? No, è partito volontario. Davvero? Ma se fosse stato per me, non t'avrei lasciato qui da sola. Ok. Queste sono 300 e... Nuova offerta. 400 rupie più Ganesh. Te lo sconsiglio. È rotto, vedi? Non conosci la storia. Ganesh affrontò Parashurama mentre era a guardia della porta del padre. Sì, per difendere l'onore del padre, Shiva, e restò con la zanna mozzata per la lotta. Interessante. Comunque, non è in vendita. Giusto in tempo. Ok, senti, 600 rupie. Tieni il resto. Ehi, aspetta. Ehi! Ti serve una guida. Eh? E quanto mi costerà? Ok. Lo stiamo controllando qua. Comunque, mentre si va avanti, meglio precisarlo sempre, un'altra cosa che diciamo inerente al discorso spin-off e queste cose qua. Allora, per la prima volta non controlleremo, credo mai, il buon Nathan Drake. Diciamo che Drake non so neanche se si vedrà. No, magari non sai più, magari non ci vuoi, ma alla fine come dov'è Drake, dov'è Nathan, come se non mi pare. Allora, tanto riguardiamo. Bellina, bella foto, complimenti. Allora, ora vedi, io sono già di Fiorta, ho iniziato da 30 secondi, io chiaramente sono già incasinato. Si va di là dove c'è la gente spazza. Bravo, fammi strada, vai. No, in realtà no. Bene. Forse fra le persone vi. Sì. Scusa. Che c'è? Vai, ha rubato? Cosa ha fatto? Ma rivoglio il mio Ganesh. Grazie. Va bene. Complimenti per l'impegno. Fa la furba, alla bimbina. È quasi un tesoro subito, sì, ma non ci interessa, nel senso, a me non interessa. Raccogli i tesori, scatta foto e avvia conversazioni facoltative per sbloccare e non ce l'ho fatta a leggere. Bene. Nessuno può attraversare il ponte, è troppo pericoloso. Senti, piccola, ci siamo divertite, ma adesso devi andartene. Ho un letto in più in negozio, 300 rupie. È il prezzo migliore di tutto. Vende tutto lei, praticamente. Okay. No, grazie. Devo salire sul camion. Pessima idea. I ribelli sono gente cattiva. Ascolta, devo aiutare un amico, ok? Senti qua, quando torno ti offro una pizza, ok? Ok. Bene. Merda! Brava bambina. Sì, vabbè. Un po' strana questa serie. Cioè, nel senso, vabbè. Classe gioco chiamata l'intelligenza artificiale. Lui come non ha fatto a vedere che lei mi è passata accanto. Però colore, vabbè. Si inizia così. Vabbè. Speriamo non ci siano altri, chiamiamoli, errori da intelligenza artificiale. Anche se chiaramente è un joy, quindi più di tot non possiamo aspettarci. Insomma, questa era tipo una brevissima intro. Boh, vabbè, no.
via, ora si inizia con le legnate. Poveri Cristi. Ok, porta rossa. È questa. Meglio di niente. Andiamo. La ribellione, capitolo 1. Ah, un'altra cosa. Io farò una serie let's play, diciamo, con l'unico scopo di vedere com'è la storia, di concludere la storia. Quindi il discorso sbloccabile o meno, a meno che non mi capitino sotto mano, fatalmente, tipo mentre cammino e le prendo, sennò per il resto ci gioco poi tranquillamente da solo, ecco. Più un discorso di trama e storia. Niente stupidata, mi intendo. No, sul furgone. Muoviti. Avete sbagliato, ve lo giuro. Sul furgone, ho detto. Ora. Se si muove, va. Sì, ho capito, ma ho capito, dì. Vabbè, sto qui fermo. Ti cazzo però, eh. E ora? Devo trovare il modo di passare qua, se devo fare. Probabilmente sì. Ma uguale, sto passando. Quanta fretta. Chi ti dice che non vendi merce di contrabbando? Braccia su. Ehi. È pericoloso uscire a quest'ora. Ehi. Dove abiti? Ehi, sei sorda. Rispondigli. Ti ho fatto una domanda. Dove abiti? Alla rafta. No, adesso non posso. Invece puoi. Sì, signore. Ti aspetto dentro. Ricevuto. Tu, con me. La mitragliatrice. Signore, riguardo a lei? Lasciala passare. L'hai sentito. Su, muoviti. Bravi. Andiamo un po'. Fortuna o altro da fare. Allora, qui si può aprire, che vedo c'è qualcosa dietro. No, almeno non sembrerebbe. Allora andiamo di qua. Modo per camminare un po' più veloce o addirittura per correre? No, almeno, non sembrerebbe. L3. Porta rossa, trovata. Bisogna arrivarci però. Qui c'è un buco nella rete, ma penso non serve a niente. Andiamo un po'. Mi sembrava semiaperta, la porta lì. Eventualmente se non so dove andare, spero di no, perché davvero è iniziato ora diciamo enigmi, chiamiamoli così, o strade sbagliate, spero che non ci siano nemmeno per ora. Ok, forse lì sotto, sì. Fa tutto in automatico, non c'è da più già niente, almeno per ora. Vediamo un po'. Diciamo che devo rifare un po' la mano per quanto riguarda Uncharted, che è vero che ci ho giocato sempre, diciamo, ho giocato tutti i capitoli. E ora anche a questo qua, però. Non è che ci ho giocato ultimamente, quindi devo un po' rifarmi la mano, poi eventualmente non ne sarà da sparare. Ecco, era lì, c'è da dare un cazzotto. Attacco furtivo, vai. Ok. Andiamo anche da lui, vieni, per sicurezza. Non ti sa mai. Magari poi comincia a essere da noia. Allora, andiamo un po'. No, devo andare a vedere di là, proprio da lui. E passa sotto, immagino. La porta rossa, quella lì. Su, andiamo, amico. Andiamo, amico. Posso andare? Io vado, Ah, questa è una novità, almeno non me la ricordavo. Tra un'ora finiamo il devo fare. Ok, vedere se quelle freccettine vengano lì. Devo dormire. Trema un po', mi diceva di va, forse troppo. Ok. Questa era l'ultima. Magari quasi. Si muovesse. Vai, ok. Questo mi pare non ci fosse in realtà Uncharted, è una novità. E spero che non sia nemmeno possibile, perché a lungo andare almeno a me personalmente diventano un po' noiosi a volte. Ci sono state cose simili in altri giochi e di solito mi vengono a noia un po'. Quindi spero che ce ne siano poche di queste.
Tarponi intanto. Agilità uguale a Nathan o Drake, l'abbiamo Drake ragazzi, lo so che in realtà siamo a Nathan, l'abbiamo Drake. Attacco furtivo, vai, strano. Ma non ce l'ha una pistolina e si comincia un po' a sparare. No, non c'è nulla. Tanto non mi beccano, faccio scoppiare, vedrai. Mi sono venuto da qui. Di va niente, vai, vai a sino, se ti scottano, se c'è qualcuno. Ah, eccola lì, to. Brava Dio Sidde. Si sale, vai. Ok, si salva, tanto dice sì, sta a vedere, eh? Tanto è sempre sì. Non dire gatto, com'è? Finché ce l'hai nel sacco. Però sì. Comunque, l'esercito indiano fa sul serio. Andiamo a fare una battuta che magari poi ho paura di essere fraintesa, in realtà è solamente così, tanto per fare una battuta. Fare capodanno a Napoli, con tutti i botti ci sono. Insomma, via, detto questo, andiamo avanti. Vai. Colori belli comunque, eh. So che magari è una piccolezza, però a me personalmente quando ci sono queste sfumature, diciamo, di colori, li gradisco, insomma. Almeno due bersagli, il magazzino e l'altro. Sei nel posto sbagliato, donna. Vai. Vai, qui si picchia un pochino, tu vieni di... Oh. Vai, finalmente un po' d'azione vera e propria, anche se in realtà, come ho detto prima, io voglio le pistoline, voglio. Oh, addio, addio. Bello, decido. Aio, chi è? Eccola, vieni Nadine. Bello rivederti. Vieni. Bello, decido. Professionale. Oh, dai, rilassati. Che cazzana di ne. Rilassati? Ci può stare. Sono settimane che seguo Asap. Quell'uomo è del tutto imprevedibile. È solo un guerrafondaio senza una guerra. No, tu non lo conosci con me. Cambia posizione e comportamenti ogni ora. Per noi sarebbe folle correre rischi inutili. Noi? Mettiamo in chiaro una cosa, allora. Qui comando io. Se vuoi la tua parte, noi seguiremo le mie regole. Cosa hai deciso? È quello con la barba. Così mi piaci. Ma Asav non è quello carino. Siamo di prima, quando ci avevamo fermato, sì. Ultimo piano. Lì col tenente, sto a seguire. Avevo letto Asav, mi pare. Avevo in mente ora nei sottotitoli. Va bene. Mi pare, eh. Mentalmente se ne è cazzata, scusate. Via. Andiamo. Avevo studiato un percorso. Capitolo 2, infiltrazione. Cosa suggerisci? Mi inventerò qualcosa. Infiltration. Va di sotto, mi butto, se fa. Oh, Nadine, aiutami un po', dimmi un po' cosa devo fare. Va di sotto. Va di sotto, cosa succede? Muoio? Sì.
non dovevo andare di sotto. E così finisce Uncharted l'eredità per... No, vabbè, scherzavo, dai. Potevo fare la foto lì, ma non voglio. Eccoci. Non l'avevo visto. Andiamo, ti aiuto a salire. Fammi salire, vieni. Grazie. Bravo. Ok. Procediamo, andiamo avanti. Seguimi. Sono solo lì. Vabbè, come sempre. Classici saltoni appunto all'Uncharted vero e proprio. Devo andare di là, immagino. Qua su. Qua su cosa vuol dire? Sul serio? Devo andare su. Questo è pericolante. Sicura che è sicuro? No. Allontanando dal covo di Asada. Sì, facciamo il giro lungo. Ora so perché ritardi sempre. Comunque, momentaneamente, poi dovrò vedere anche i discorsi eventualmente armi, sperando che ci siano, perché magari non lo so. Mi è saputa, come ho detto all'inizio video, io essendo un poco informato, magari poi non ci sono. Comunque, se ci dovessero essere l'armi, cioè nel senso sparatorie, bla bla bla, sono curioso di sapere cosa avranno combinato, nel senso se cambierà qualcosa o no, perché almeno momentaneamente veramente è come se il personaggio fosse Drake, insomma, sia a livello di movimenti, mosse e via dicendo. Vabbè, questo tesoro lo prendo per ora, appunto è così, poi vedremo un po' se cambierà qualcosa. Ce la farò a prenderlo, dai. Ok, sì. Schiaccialo pure. Allora, vediamo un po'. Dove lo devo mettere? Qui sopra? Devo salire qui sopra? Boh, ho seccata la prima. Oh, le vode. Alle tre? Cos'è? Ecco la nostra destinazione, ma di qua non si passa senza una fiamma ossidrica. Ok, ora in di qua. Che è sbagliato? Aspetta. No, infatti. Beh, di certo è all'altezza della sua reputazione. Dai. Un gatto per davvero, dè. No, 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 ecco, vedi, ora mi sfavo. Quando fa così mi sfavo. Una cassa, nel capanno. Infatti, ho visto qualcosa, nel senso, doveva fa qualcosa. Dovrò buttare giù questa saliglia, a vedere. Vai giù, vai, sali sul tubo, vi. Ok, nel capanno c'è una cassa, eccola qui, infatti. Vai. Mettiamo lì sotto. No! Pensavo non si butta lì sotto almeno. Non si va. Vai, 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 vai. Vai, c'è. Dio, Dio, ha sfatato tutto! Beh, io vengo anch'io. Mi dispiace. Dai, fatto apposta, Chloe. Fatto bene. Qui bisogna andare piano oppure no? Poi andiamo, tanto io vado, eh. Comunque, Nadine, per favore, eventualmente aiutami, dimmi se devo fare, perché non lo so. No, forse devo andare qui, andare più su, o no? Sono dove prima. No, non sono dove prima, eccoci qua. Ok. Vai, vieni ciccio, vieni, vai di sotto. Ole. Un problema in meno. Per appenderti, ok. È appena sopra di me, visto? Non era così difficile.
appena sopra noi, quindi vuol dire che devo salire. Credo. Sembrerebbe proprio di sì. È già lì, come ha fatto, non si sa. Vabbè. No, un'altra volta. Lo sapevo, via. Ora, questo ruzzino, anche se in realtà non è un ruzzino vero e proprio, ma lo chiamo così. Bello, hai capito che fa parte di Uncharted, eh? Cioè, almeno, di questo spin-off lì. Cioè, ma lo potevi fare prima. Che poi non ho capito se è perché, cioè, se ha fatto sì perché sono lento o perché doveva fare così. Grazie mille. Siamo una squadra, no? Mi dai fo, guarda, mi stai già antipate, Nadine. Sembra un negozio di antiquariato. Si è dato da fare. Quanto verrà questa? Allora, quanto vale? Abbastanza per continuare la sua piccola rivolta. 1000 lire. No, 1000 lire è di arte. Vuoi fare la battuta, ma non si fa di nulla. Ho anche sbagliato. 500 lire, vai. Meno velle erano monete. Devo trovare. Eccolo qua. Ah, Lakshmi, la dea dell'abbondanza. Gira. Non ti dà fastidio. Sono tutti mancati in guerra. Non è la mia guerra. Lo prendo in prestito. Presi. Uh-huh. Interessante. È chiusa. Non a lungo. Detta vedere. E eccoci qua, per la terza volta nel giro di... Territorio Oyster. Quant'è che gioco? 20 minuti forse. No, tutto a posto. Ah. Nulla che non sapessimo già. Danno era la gomita a te aprila. Vai Nadine, che facevi la furba prima. Stazionamento lampo, ma io vado da fa tutto. È magnifico. Mi era quotata a zero, che arrivassero. Nadine. Asarra, quello lì. Che piacevole sorpresa. Ah, ah, piano, fratelli. Questa tigre graffia. Asaf. Oh, tutti questi anni. Ma tu non sei invecchiata di un giorno. Troppo gentile. Cerchi lavoro? So che la shoreline ha cambiato gestione. Incidenti di percorso. Nulla di irrisolvibile. Ma certo, certo. Peccato. A me servirebbe una del tuo calibro. Perché sei qui? Questo non è il tuo ramo di competenza. È proprio una bella collezione, devo dire. Claw Fraser. Collezione antiquariato. Una ladra. Me la mano. Lavori per una ladra. Signore, abbiamo un problema. Signore, il globo. Che c'è? Hanno fatto fuori l'intera squadra. Basta. Arrivo subito. Il disco. Oh, giusto, riguardo a quello. All'inizio ti avevo scambiato per un semplice ribelle. Oh. Ma poi sei riuscito a trovare l'impero Oysala, davvero niente male. Ma il loro grande tesoro, la zanna di Ganesh, non è semplice da scovare. Che stai facendo? Dopo 3 invasioni persiane, 3 diverse guerre, dopo tutti questi anni,
Nessuno l'ha trovata. Ci siamo quasi. Siete bloccati. E la vostra unica speranza di capire quantomeno dove andare a cercarla è affidarsi a qualcuno che vi possa aiutare a decifrare questo manufatto. Qualcuno con una profonda conoscenza della società Hoysala. Esatto. Mm. Un'esperta della loro storia e cultura. La mia parcella è modesta. Una parassita che sa solo sfruttare la nostra lotta per un suo tornaconto personale. Esattamente. Questo era un no? Sembrava un no. Hai coraggio, lo apprezzo. Ma non mi servono altri sedicenti esperti. Uccidetele e gettatele nel fiume. Non serve, ci buttiamo da sole! Oh, via! Fiammata! Via, salta! Forza! Dobbiamo attraversare il fiume! Ah, ora corrono, guardate come vanno, die! Accidenti a loro! Prima 2 ore e mezza a camminare, soprattutto andare solo Chloe lì. Vai, tu, le lampadine! Dove andà di sotto? Oh, dove devo andare? Di là. Sembra il minimo, come piove. Qui dentro, presto! Mi spieghi che volevi fare? Rozzo, ma efficace. Volevi salvarti e sacrificarmi? Sai, si chiama improvvisare. Ora chi è quella poco professionale? Che diavolo vorresti dire? Che hai permesso ad Azab di sorprenderci. Inizio a chiedermi se vali davvero il 50%. Lo so. Oh. Volevi davvero farmi fuori. Il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Tu non sai niente. Su di me. Ti avviso. L'ultima persona che mi ha tradito è morta. Ecco il punto. Sì. Meglio che il tuo amico sia là. Merda! Ora è meglio andare! Forza! Sono qui dietro! Fa loro. Oh, fa piano. Boh, per i capelli, brutto. Dio, no, sbagliato. Dove devo andare? Va, forse. Oh, io salto, eh. Ora lì ci sono i io salto lì. No, forse, non era qui. Ho sbagliato. Ho visto lì l'insegna e ho detto, va, mi butto. No, siamo ripartiti da lui. Vado verso il fiume! Oramai è finito! Comunque vi si va parecchio allo scazzo, eh! Quello di muore, però se ne devo saltare lì. No, infatti. No, devo andare di là, di là. Seguimi. Il fiume di sotto. Scivola lungo le luci. Volo, un casca. Brava, ciccio. Si vola. Via, e siamo andati. Via, siamo scappati, siamo sfuggiti, via, pericolo scampato, insomma. Sta di bellina. Chissà come si sono salvati, se sono sfociate dal fiume, insomma. Boh. Su questa barchetta lì.
Come va là fuori? Regolare. Arriveremo tra circa un'ora. Bene. La zanna di Ganesh. Ora capisco l'attacco alla capitale degli Oisela. Guarda che roba. Ce l'hai fatta? Non ancora. Ci servirà tutta la fortuna possibile. Pensi ancora a quella specie di esperto di Asav? Stai tranquillo. Se Asav non è già sui gatti, ci sarà alle calcagna. E in più lui ha armi, veicoli e un sacco di uomini. Eccolo, via. Come ho detto, stai tranquillo. Sembra una specie di chiave. Forse. Vediamo. Ok. Il tridente era l'arma di Ganesh. Poi arco e freccia, quella di Parashurama. E l'ascia era un dono di Shiva. La grande battaglia. Cosa? La battaglia in cui Ganesh perse la zanna. Se noi troviamo questi simboli, troviamo la zanna. Niente male, Fraser. Sì, beh. Ringrazia mio padre, la mitologia induista era il suo pane. Segui le sue orme. Sarà orgoglioso. Il sole è quasi sorto. Vado a prepararmi. Bel lavoro. Strada per una semplice ripicca. È una questione di principio, ok? Bel panorama. Effettivamente, sì. E guarda. Che strano. Scusa se ho dubitato di te, Clo. È Oisala? Oisala. Non è una struttura moderna, quindi siamo sulla strada giusta. Che c'è? Non mi piace. A te non piace niente? No. Abbiamo fatto 100 chilometri senza una traccia di Asav. Pensa positivo. Forse li abbiamo anticipati. Ne dubito. Questa volta devo spezzare una lancia a favore di Nadine, anche secondo me. D'accordo. Allora, pan, capitolo 3. Infatti, ritorno a casa. Allora, vabbè, come penso possiate intuire, di conseguenza arrivo anche alla conclusione di questo video qua. Allora, abbiamo capito che, anche se questo era scontato, che diciamo le protagoniste sono loro due, in primis Chloe, perché credo che sarà quella che controlleremo di più, o forse controlleremo e basta. Poi, il tesoro in questione, per quanto riguarda questo spin-off, è a quanto pare la zanna di Ganesh, ma fra l'altro questo l'avevo già letto, però non mi ricordavo di preciso il nome, quindi non avevo detto niente, quindi dovrebbe essere quella. Abbiamo capito chi sono i cattivi, in primis questo per ora Asav, quindi niente. Diciamo che per ora rispecchia, fra l'altro, il classico modello di gioco, di giochi completi, diciamo, di Uncharted, e niente. Quindi diciamo questo era l'intro più o meno, perché ti ha fatto un po' capire, credo un pochino, quali saranno gli argomenti, diciamo quale sarà più o meno la trama del gioco. E quindi concludo così il primo video di questa miniserie, dato che appunto non è, come già ripetuto e già detto, quindi non è un, diciamo, un classico gioco che quindi ha una durata in teoria maggiore, ma bensì uno spin-off che al contrario dovrebbe avere una durata minore. Detto questo, niente, faccio una bella fotina al panorama. Bellino. E niente, vi saluto. E come ho sempre fatto per quanto riguarda le serie gameplay,
Prima di lasciarvi vi ricordo di fare, se volete, queste tre cose, ovvero mettete un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale, che poi di pezzo è una cosa importante, perché così potrete rimanere aggiornati su tutti i video che caricherò, ma in particolare, se siete interessati, rimanere aggiornati sui video di questa mini serie qua. Via, detto questo, vi aspetto al prossimo episodio. Ciao a tutti! Aio, che sparato! Lo sapevo, così per errore. Vabbè, ciao a tutti, alla prossima.